Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a fare il test di questo recorder, un recorder Digital Voice Recorder che abbiamo acquistato su eBay a soli 16,49€, spedizione gratuita. Infatti questo ottimo registratore pensavo che era una schifezza, perché insomma quando è arrivato nella foto era molto più grande. Però ho notato che questo microfono è veramente, oltre che ad essere molto sensibile, ci permette di monitorare tutto attraverso le cuffie in dotazione e permette anche di, oltre di monitorare, di avere anche un ingresso audio, quindi attraverso un microfono di questo genere, oppure attraverso il microfono stereo che c'è nel nostro microfono. Quindi, se io parlo più sulla destra, risulterà l'audio più sulla destra. Se io parlo un po' più sulla sinistra, si sentirà tutto sulla sinistra. Però, come vedete, è veramente molto bello. Adesso faremo quattro prove. La prima del microfono in dotazione. La seconda prova sarà quello del microfono addosso. Tutte e due queste prove le faremo in un luogo chiuso. Le seconde prove saranno sempre stesse, una dal microfono interno del nostro dispositivo, come stiamo facendo in questo momento, e un'altra sempre di questo microfono, però questa volta all'esterno, dove ci sarà il traffico a disturbare. Ora come ora abbiamo fatto il test audio riguardante l'audio del microfono interno del nostro registratore. Andiamo a collegare il nostro microfono. Ok, ora come ora state sentendo, l'audio è cambiato di molto, sembra che c'è un raffreddore più o meno, però come vedete l'audio veramente è cambiato in una maniera impressionante. Come state sentendo è un po' chiuso, forse se, non so magari se sono queste cuffie che fanno un po' schifo, però sembra molto chiuso come audio. Però per il prezzo che è, questo registratore è veramente perfetto. Poi io nel muovere i cavi, come vedete, non c'è neanche nessun problema riguardante l'audio che si sente, ad esempio, un po' sgracchiato o altro perché si tocca per sbaglio. Questo non succede perché io sto muovendo i cavi, ma non succede niente. A questo punto abbiamo finito il test interno. Andiamo all'esterno invece a vedere, più che altro a sentire come si sente questo microfono. Quindi andiamo fuori sul balcone. Ok ragazzi, siamo di nuovo qua a fare la prova audio riguardante il microfono attraverso adesso la prova interna. In questo momento state sentendo tutto dall'audio interno, ho azzerato quello della telecamera, ma ho tenuto questo qua interno del nostro registratore vocale. Come state sentendo, in questo momento state sentendo praticamente tutto da questo registratore. Fa anche un po' freddino perché comunque appena nevicato io sono fuori a maniche corte, quindi vabbè, lasciamo stare. Oltre a quello, adesso passiamo invece alla prova del microfono che ho addosso. Ok, allora a questo punto state sentendo tutto dal nostro microfono interno, come state, più che altro quello esterno che ho addosso. Come state sentendo, l'audio è ancora un pochettino, aspetta, forse se sto zitto magari si sente un secondo di più, se c'è il traffico che si sente oppure no. Beh sì, più o meno si sente il traffico che passa, quindi non è che è proprio zerato, però come vedete avete un microfono per telecamere veramente a pochissimo prezzo, 16,49€, spese e spedizione gratuite. Nel pacco invece trovate insieme al registratore, che purtroppo a me mi è arrivato aperto il pacco, quindi potevo anche perdere l'acquisto, e praticamente oltre dentro il pacco troviamo anche quello per dentro le telefonate e quindi anche registrarle. Nella prossima puntata però vedrete proprio quel sistema telefonico lì per ascoltare le telefonate in funzione, quindi sentirete anche il test. Quindi grazie ancora per aver visualizzato questo video della Computer Museo, grazie ancora di cuore per gli ultimi iscritti e le ultime visualizzazioni, ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ciao!